Siamo live. Ciao! Aspettiamo un minutino, dai, prima di iniziare. Così arriva un po' di gente. Che facciamo oggi? Oggi, siccome mi era venuta voglia dei panzerotti fritti, okay. Ho detto, vabbè, allora li facciamo insieme. È tanto che non li faccio, Però, insomma, con l'occasione, visto che c'avevo voglia, c'avevo gli ingredienti per farlo e tutto quanto, ho detto, vabbè, Marco, facciamo una live, cioè facciamo pure una chiacchierata tutti insieme. Ok. C'è qualcuno? Siete stati a casa oggi, sì, che Pasquetta. Nonostante il bel tempo, insomma, che un pochettino ci ha fatto soffrire, però ragazzi, stiamo a casa sto periodo. Ok. C'è qualcuno, Marco? Allora, aggiornami. Sì, siamo per adesso 1.500, 1.600. Ciao a tutti. 2.000, va bene, dai, possiamo cominciare secondo me. Mi era piaciuto voglia di fritto stasera, che devo fare? Più forte di me, tanto possiamo spalancare finestre, quelle non facciamo male a nessuno. Allora, per fare i panzerotti fritti dobbiamo fare un impasto e quindi ci servono 500 g di farina, 3 g di lievito di birra disidratato, io uso questo qua della Paneangeli. Siccome la confezione è da 7 g, siccome la confezione è da 7 g, se l'avete aperto, lo chiudete, lo tenete in frigorifero, lo potete lasciare lì per un po' di giorni. Se non avete il lievito di birra secco, potete utilizzare il lievito di birra fresco, ne servono 10 grammi. Poi ci serve 300 ml di acqua tiepida, 6 grammi di zucchero che corrispondono a un cucchiaino scarso, 10 grammi di sale che sono un cucchiaino abbondante e un cucchiaio di olio extravergine d'oliva. Vabbè? Adesso metto gli ingredienti in sovraimpressione perché ho i potenti mezzi. Ecco, aspetta un attimo, stavo mandando la live. Ok. Ok, aspetta, guarda, ce lo metto qua. Così fermate, fermate il filmato. Per lo screenshot ce l'ho capito. Ok, ho fatto gli ingredienti. Ci siamo attrezzati bene, però adesso non mi fregano più. Mettete più qua tu? Guarda, guarda, proprio in sovraimpressione. Allora, faccio così? Sì. Ok, vai. La prima cosa che faccio è mettere il lievito di birra disidratato in mezzo alla farina. Quindi 3 grammi di lievito di birra disidratato. Se ci avete fretta, mettetene un po' di più di quello della quantità che vi dico io. Dimezzate i tempi di lievitazione, quindi ne mettete una bustina. Poi mettete 6 grammi di zucchero, che corrispondono a un cucchiaino scarso, più o meno così. E questo ci aiuta, serve per attivare la lievitazione, quindi io do una mescolata. Vuoi leggere qualcosa? Che farina? Allora, io avevo la farina 0 e ho utilizzato la farina 0, però potete fare farina 00, farina metà Manitoba, metà 00 e se volete anche un po' di semola, quindi metà farina di semola e metà farina 0 o 00, quindi potete scegliere un po' come secondo quello che avete a casa, insomma. Poi, in una ciotola metto l'acqua, 300 ml d'acqua tiepida. Ci aggiungo il sale che me l'ero messa qua per non sbagliarmi. Un cucchiaino abbondante di sale. Io avevo scritto 10 grammi, quindi un cucchiaino abbondante. E un cucchiaio d'olio d'oliva, extravergine d'oliva. C'è qualche domanda nel frattempo, qualcosa? O lo facciamo dopo? No, per adesso, vabbè, tutti i saluti. Vi ripeto gli ingredienti, adesso non mi fregano più. Se tu mi ripeti gli ingredienti, ecco gli ingredienti. Come sono attrezzato? Sono l'unico che riesce a fare in live le sovraimpressioni. Hai visto? Potenti mezzi. Ok. Posso andare? Tanto poi vi scrivo anche sopra. Mescolo, io faccio tutto con le mani. Mescolo un pochettino, così il sale si scioglie. Il lievito l'abbiamo messo in mezzo alla farina, quindi non è contatto diretto col sale immediatamente. Quindi... E inizio a mettere la farina poco alla volta e mescolo. Ok, faccio la fantina una cosa.
Mi sono accorta guardando le dirette che faccio un sacco di smorfie quando preparo. Devo stare un po' più concentrata perché faccio tutte espressioni cupe. Invece, perché sto concentrata su quello che faccio, non ci faccio caso. Vi capita pure a voi di fare così? Leggi qualcosa, fa qualcosa di Un attimo, quello qualcosa. che sto mandando, li vedi su. Ok, posto. Allora, scusate, adesso arrivo, Siamo a Allora, 5.000. sto mettendo la farina, mo me ce n'è cascata un po' troppa, Un po' alla volta. un po' alla volta. Qualcuno è abituato a fare il contrario, cioè dalla farina mette il liquido all'interno. Io non me ci trovo con questa tecnica perché boh, mi sembra che facendo all'incontrario riesco ad averci un impasto più liscio e più lavorabile. Però se siete abituati a fare la farina fondana, metti il liquido, insomma, fate come vi trovate meglio. Allora, se utilizzo il lievito di birra fresco, lo devo mettere direttamente nella farina? Allora, no, se hai il lievito di birra fresco, lo devi sciogliere nell'acqua. L'acqua, mi raccomando, tiepida, non troppo calda, perché sennò il lievito, insomma, è vivo, quindi si potrebbe un po' danneggiare. E lo sciogli lì, lo sbricioli e poi dopo piano piano aggiungi il resto degli ingredienti. Ok, qualcuno mi dice chi è il lievito madre? Pasta madre, penso che dovrebbero bastare sui 120 grammi di pasta madre solida rinfrescata, mi raccomando, così è un pochettino più vitale. E mettete quella, lo stesso anche quella lo sciogliete in mezzo all'acqua. Allora, sì, stiamo usando il lievito disidratato, ne ho messo 3 grammi, che 3 sarebbe grammi, circa mezza bustina sì. di quello da 7 grammi. Allora, l'impasto è diventato bello sodo, adesso continuo a lavorarlo sul piano. Da vicino. Aspetta che mi do una pulita le maniche. Qua, come vi ho insegnato, fate girare l'impasto, aggiungete la farina poco alla volta. E lo lavorate fino a quando non diventa tutto omogeneo ed elastico. Più lo lavorate, meglio è. Sui lievitati, insomma, il fatto di lavorarlo a lungo facilita la lievitazione, insomma, Vi fa pure andare via due nervetti, perché io quando sto un po' arrabbiata è di solito impasto. È rilassante. Sì, rilassante, fate pure un po' di sport. Allora, una domanda, quanti ne escono? Allora, ce ne escono 10-12. Se so, io più o meno vengono da fare delle palline da 80 grammi e escono 12 panzerotti. Però puoi pure fare un panzerottone grosso, insomma, che te Ah, mangi come dopo fa. lo diciamo dopo. E invece mi dicevano, si possono anche fare al forno? Allora, si possono fare al forno, ma fritti secondo me sono la metà più buoni. E casomai quando li mettete al forno, una spennellata col rosso dell'uovo oppure col pomodoro sopra per dargli un po' di colore, sennò rimangono un po' chiaretti. Però si possono sì, cucinare anche al forno. Ok, poi ragazzi vi dico tutti gli ingredienti di nuovo, tranquillo. Ecco, ora mi comincio a rilassare io. Non lo so, però mette le mani in pasta, è un po' terapeutico secondo me. E tanti di voi mi hanno scritto che è la prima volta che hanno impastato, hanno fatto il pane per la prima volta e gli è venuto bene, quindi sono contentissima. Oppure la pasta frolla pure, tanti non avevano mai provato a fare una crostata e hanno seguito la mia ricetta e gli è venuta bene. Insomma, sono grandi soddisfazioni quando le cose vengono bene. Allora, siamo 6.500, sono tanti, eh? Ciao ragazzi, io mi rilasso andando mentre parlo con voi. Vabbè, grazie per i like, grazie per tutto. Ci vediamo dopo. Dove vai? Vai via? No, no. E il consiglio furbo? Consiglio furbo, aspetta. Ah, ok, aspetta, faccio proprio quella girata, ok? Vai. Per lavorare bene l'impasto, utilizzate questa parte della mano.
Vabbè, fa sempre questo. Vabbè, questo mi è venuto in mente. Che dobbiamo fare? Aspetta. Dai, scherzo, scherzo. Vabbè, con l'impasto in questo momento che dovevo dire? Fammi pensare. Per... vabbè, ma non ce l'ho con zio furbo. Quello delle farine l'ho detto prima. Ah, per i panzerotti un pochettino più croccanti, aggiungete un po' di farina di semola, sostituendola alla farina 00, farina 0. Vabbè, faccio così. Vedere un'altra volta gli ingredienti, intanto che mette in pasta, tu non ti ferma. Questo è l'impasto, eh? Scusa, regia? Regia? Ok, sei pronta, no? Io sono pronta. Allora, già basta così perché vedete che l'impasto, se lo vuoi far vedere da vicino, però già dopo gli prende il mal di mare quando sposti no, la macchina. No, no, bravissimo, ti faccio vedere. Ok. Fa vedere. Vedete com'è tutto bello liscio? E anche elastico che ritorna su. Questo, se lo volete lavorare ancora, meglio, eh. Cioè, ti dico, se vi volete rilassare come sto facendo io in questo momento, mi sto avvogliando, non lo potete sapere, ma io mi sto rilassando un sacco. Ok, comunque ci siamo quasi. Sì, sì, no, questo è pronto, lo possiamo mettere a lievità. Ok, aspetta un attimo. Allora, l'impasto è pronto, lo giro leggermente per formare una bella pagnottella, poi lo metto in una ciotola. Metto un pizzichetto di farina sotto. Lo appoggio dentro e faccio una bella croce sopra. Fatemi però un attimo lavare le mani perché sennò... Sì, la planetaria va benissimo. Sì, sì. La planetaria, certo. Se avete la planetaria, utilizzate la planetaria per fare l'impasto perché fate meno fatica, però io mi rilasso quando impasto a mano, quindi... Abbiamo capito che ti rilassi. Vabbè, sì, perché tu mi fai piano nervoso e allora c'ho bisogno di qualcosa che mi fa rilassare. Allora, faccio un taglio a croce sopra, mi aiuta un pochettino a capire come sta lievitando l'impasto e un po' porta via l'invidia, dice nonna. Chiudo con la pellicola e faccio lievitare l'impasto dentro e faccio lievitare l'impasto al caldo. Io di solito faccio così, accendo leggermente il forno per un paio di minuti, spengo in modo che mi raggiunge più o meno la temperatura dei 40 gradi e metto questo lì dentro. Poi lasciate la lucina accesa, così la temperatura si mantiene e lì dentro lievita in un ambiente più... idoneo alla lievitazione, fa un pochettino prima. Con 3 grammi di lievito impiega un paio d'ore a lievitare, ok? C'hai la grafica? Sì. Regia? Ok, arriva la grafica. Quindi mettiamo in un luogo caldo e facciamo lievitare per un paio d'ore. Devo tenere 2 ore così o possiamo accelerare? Puoi accelerare. Avete capito? Ok. Ragazzi, le dirette con le grafiche solo noi possiamo fare. Sì, sì. Ma basta, Marco. Ok, passate 2 ore. Ok, aspetta, arrivo qua. Faccio la scena che lo tiro fuori. Sì. Sono passate 2 ore. Aspetta un attimo, aspetta un secondo che è giusto l'inquadratura, ok. Sono passate 2 ore, quindi l'impasto è lievitato. Guardate quanto è bello. Ok, facciamo vedere l'impasto un secondo solo. Ok, questo è l'impasto lievitato. Sei pronta? Ok. Adesso che facciamo? Adesso lo lavoriamo leggermente e facciamo tutte palline, più o meno del peso di 80 grammi. Cioè aiutiamo con bilancino, ma poi se una più grossa o una più piccola non succede niente. Va bene? Sì. Quindi rimetto l'impasto sul tagliere. Sì.
Ma lavorate poco, vero? Lo lavoro poco. E facciamo tutti i pezzettini. Aspetta che mi entro la mano. Io sai che farei? Me li farei queste palline e poi mi metto su una placca del forno, li faccio, rimetto dentro un pochettino al caldo, così facciamo prima. Sì. Ok? Quindi mi preparo la placca del forno. Non mi dica che non mi sono organizzata, per limitare i tempi d'attesa. E faccio col bilancino peso. Ma te dico, potete fare anche a occhio, eh. Devono venirci 12 palline. Quindi faccio tutti i pezzettini e dovrebbero pesare sugli 80 grammi. C'è chiappo? Che dici? Quindi circa 12 palline di circa 80, 60, sì, 60, vedi, un po' piccolina questa qua. 12 palline di 80 grammi circa. Ok. Ok. Ma intanto me li appoggio qua. Pesata la prima, poi vi regolate sulla dimensione più o meno. Quindi non sbagliate. Mettiamoci un po' di farina, questo cosa non ci si attacca. 80. Quello di prima era 75. Sta barando, non possiamo vederlo. Poi che ti giro? No, scherzo, tanto non si vede lo stesso. 89, questo è un pochettino da più grandicello. Ok. No, siamo quasi 9.000 persone, eh. Ciao ragazzi! Sai che sta cambiando un po' il tempo qua da noi? Sarà nuvolato. Due, quattro, cinque. Forse me ce ne vanno un po' di meno. 10, 12, mo'. Dimmi. Stai facendo tutti i pezzetti da 80 grammi? Allora, 75-80 grammi. Ok. Vedate una regolata. Dovrebbero venirci 10-12 palline. 64, 2, 4, 6. Oh, un gezzecco. La misura, non ce l'ho la misura. Mi ce ne va una 11 metà. Si stanno, tutti quanti in Italia mi dicono che si stanno volando un po' dappertutto, sia in Puglia, in Sardegna, Che cosa stanno? il tempo. Ah, si sta rannuvolando? Ok, mi dici, si possono fare anche più piccoli? Si possono fare anche più piccolini? Facciamo una cosa, ce ne facciamo 10 e rimetto un Ok. pochettino di in basso su quest'altri. Allora, 2, 4, 6, 8, 9, 10, questo è un pochettino grossetto. 105, vabbè, metto su Quindi ne so meno di 11. 10, non è 10? 3, Ah, 10. 6, 8, 10. Ok, 10 non 12, avevamo No, detto 10, 12. 12, ho detto 10, 12. Ok. Avevo detto 10, 12. Anche i provinci di Milano si stanno volando. Ok, abbiamo le Allora, abbiamo palline fatto le palline, questa è ancora un pochetto rossetta, la mettiamo qua. Più o meno tutti uguali, poi vedate una regolata. Ok, qua. Ok, quindi avremo 10 passerottini. 10 pallette. Le lavoriamo leggermente, quindi cerchiamo di farle diventare una pallina un pochettino più tonda. E quindi io di solito faccio così, tiro l'impasto in sotto e arrotondo con le mani, così si forma una palletta. Metto Ma poi lo faccio da vicino. qua così dopo lo rimettiamo un attimo a lievitare. Tiro l'impasto, giro e arrotondo. Qualcuno mi chiede, lievito pizza veloce si può usare per fare questi? Pizza veloce non ci ho provato mai perché è un lievito in realtà istantaneo, però potrei fare una prova. Raccolgo Ok, prendo un po' di la sfida. Perché c'è un po' di lievito di birra dentro e c'è un po' di lievito istantaneo, è un lievito particolare. Non ci ho mai provato. faccio vedere da vicino, no? Come fai? Vai, fai vedere. Tiro sull'impasto, poi lo giro e arrotondo.
Questa cosa qua fatela pure quando fate i paninetti da buffet, i panini d'hamburger, tipo quelli, insomma, del fast food, perché così vi viene un paninetto tondo e preciso. Ragazzi, sarebbe il pirlare. Pirlare, esattamente, è proprio così il Lui ha scritto termine. il parlare, se posso sbagliare. Vabbè, però è pirlare, quello Pirlare. sicuramente è il cos come si chiama, il correttore automatico. Ok. Pirlatura. Anche se dovete fare un Danubio dolce o salato, la tecnica è sempre questa per fare le palline tutte quante uguali. Le pesate, le cercate di chiudere un pochettino a fazzoletto, le girate e le pirlate. Praticamente con le mani fate così, tirate leggermente l'impasto. Vedete come fa? Si allunga. Ma per questi non serve fare tutta sta, perché tanto dopo li dobbiamo stendere. Mi si è fatto, mi sono distratta. No, no, niente, era tutto a posto, Stefania, era per intrattenere mentre pirlavi. Ma sei un pirla. C'è un zonno oggi, ragazzi. Che stanotte sta bestiola che adesso sta dormendo, ma io direi che è il momento di svegliarci. Non ci ha fatto dormire mai nuvola. Gli si è rigirato il giorno con la notte e la notte passeggia. E allora viene là e sveglia Il giorno dorme e me, di notte sta e sveglio. poi va a sveglia Marco. Poi si mette davanti alla porta che vuole scendere. Allora Marco lo fa scendere, vuole uscire, poi vuole risalire, poi vuole scendere, vuole salire. Non fa niente, praticamente non c'è sonno. E poi il giorno invece, il giorno sonnecchia. Vabbè. Ok, dopo facciamo tutto, adesso mettiamo gli ingredienti. Ok. Quindi abbiamo 10 palline, le facciamo lievitare ancora una ventina di minuti. Regia? Ok. Ok, aspetta, mettile a lievitare. Facciamo lievitare le pa nostre palline ancora per una ventina di minuti, al caldo. Dirette così organizzate, su. No, no, questi li regaliamo, non ce li mangiamo tutti, amica. Vabbè, guarda che domani è buono uguale, Sì, lo so, però tutti no. Die tutti no, però 10, Sono cioè, mo passati stasera. 20 minuti? No, No, aspetta un no, attimo, questo aspetta. no. Mo un Ok, attimo, no, no, questo. qua non c'è l'accelerazione. Qua no, mi dispiace perché sennò devo fare 18 impasti e sicuramente non ci azzeccavo con le lievitazioni Allora, perché. facciamo così, intanto vi faccio rivedere gli ingredienti in sovraimpressione. Ok? Dimmi se li vedete. Farina, qua. Ecco. Tieni occupato che io preparo la scenografia. Adesso per, dato che Berta si organizza, io mi metto in diretta. Vabbè, poi c'è il ripieno pure, bisogna Sì, quando adesso prepara. prepariamo il ripieno, però non l'abbiamo scritto, Ah, il ma. ripieno non ce l'ho scritto, mannaggia, mi hai fregato. T'ho fregato, mai non ci hai pensato. Ok, dai, ci prepariamo. Ragazzi, dopo tanto vi scrivo tutto sotto, eh. Allora, per il ripieno, mozzarella 200 grammi che ho già tagliato a cubetti, ma io la mozzarella per la pizza che rilascia un pochettino meno acqua. Se non avete quella per la pizza, prendete quella classica, la fate gocciolare un po', la strizzate e utilizzate questa qua. Poi, più o meno 100 grammi di passata di pomodoro, quindi condisco la mozzarella col pomodoro. Poi una bella presa di sale, perché l'altro giorno era sciapi. Questo No. si scorda sempre il sale. No, veramente, facciamo il quiz. Vi siete accorti che su una puntata ci sta una ricetta senza sale? Si scorda. Che quando rivisto dico, porca. Non lo di, dai, lasciamo perdere, magari non se ne accorgo. Allora, si è rifatto la ricetta, però gli è venuto in bocca i petti. Ok, il sale. Poi un po' di pepe, se invece piace. Mette prosciutto cotto anche Sì, su. dentro ci potete mettere. Io mozzarella e pomodoro, a me piace classico così. E un bel po' d'origano, che a me invece piace tanto. C'è qualcuno che mette anche il Sì, questo parmigiano. lo potete arricchire, se può mettere la scamorza dentro a pezzettini in mezzo alla mozzarella, che ci si può mettere. Insomma, arricchita col parmigiano. Oh, insomma, come li fate Sì, buoni. Pure vuoti sono buoni questi qua, figurati invece con
una bella faccia con la mortadella, perché uno con la mortadella non ne può fare. Non lo so, sì, penso che ricotta, mo ve la butto là. Ricotta, mortadella tagliata a dadini, qualche pistacchio, Le olive, pezzetti di l'emmental. Raga, quello che vi pare, questo qua è il classico, il basic, probabilmente è quello base. Aspetta che faccio vedere il piano vicino. Tutto questo mentre le palline stanno lievitando 20 in un luogo caldo, dentro il forno praticamente con la lucina accesa. Posso raccontare una cosa? Se non è una cavolata, sì. Quando facevo l'università, insomma, 20 anni fa, mi ricordo che con un'amica mia ci eravamo scambiate una tecnica per fare una camera di lievitazione perfetta. Tu non puoi mai immaginare se puoi mettere la roba per fare la lievita perfettamente. Io lo so. Perché, lo sai? Io sì. Ok. Dentro al bagagliaio della macchina, mettete la macchina al sole. Tipo ste giornate così, no? No, non darsi consigli. Vabbè, ma tu mica che deve stare, cioè, coperto con la pellicola, quindi isolato, no? Là dentro è perfetto, perché è una temperatura proprio, sai, di quella... D'estate, con mezz'ora, tre quarti d'ora si lievita tutto. Insomma, vabbè. Adesso no, però... Consigli inutili di Benedetta. Allora, prepariamo. Aspetta un attimo, che metto a posto. Ok. Intanto mettiamo pure a scaldare l'olio per friggere, perché nel momento in cui l'abbiamo farciti i panzerotti li dobbiamo friggere subito, perché sennò l'umidità del pomodoro ci fa rovinare un pochettino l'impasto. Quindi appena li chiudiamo, buttiamo subito nell'olio e scoliamo. Ok, quindi ne facciamo tre, li cuciniamo, ripremiamo la direzione e facciamo un po' così. Tre va bene? Volte dipende se... sì, penso che ce ne vanno tre, già dovrebbero andare sulla padella che ho io. Ciao a tutti quelli che stanno arrivando anche adesso in ritardo. Ma siamo quasi 10.000, aspetta un attimo che mi metto più centrato. Aspetta, io ho il filo qua che mi fa... No, tutto qua. No, no, io posso tirare, lo sto pestando però. Ok, così vediamo tutto. Allora, una bella... io uso una padella altina, larga. Però se l'olio per friggere utilizzo l'olio di semi di girasoli, se avete l'olio d'arachidi pure meglio. E io di solito però frigo questo qua. Poi aprite le finestre, tanto adesso possiamo aprire le finestre. Aprite le finestre. Ok, Benedetta saluta tutti. Mi salutate? Saluto ciao a generale tutti. A tutti. Ok, perché sennò abbiamo salutato 10.000 persone, non si può fare. Mazza quando sei antipatico però. No, perché mi saluti, sì. Allora non si può salutare. Allora, accendiamo. Vabbè, questo si scalda in 5-6 minuti. Poi lo abbassiamo. Uh-huh. E direi di aspettarci un momentino che facciamo crescere un altro Ok, pochettino. Allora, risposte alle domande frequenti da parte di Benedetta mentre aspettiamo che lievito, giusto? Allora, sì, fatela subito, fateci se avete qualche domanda al volo, intanto me lavo le mani che sono tutta bomba da casa. Ok. Sì, non so se vengono chiamate anche calzoni pugliesi. Sì, penso di sì, calzoni. Ok, vediamo un attimino se ci sono domande. Raga, anche su altre ricette, sul pane, su altre ricette, così almeno... Si possono fare al forno? Allora, si possono fare al forno, vanno cotti una ventina di minuti. Vi consiglio di spennellarli sopra o col rosso dell'uovo oppure col rosso del pomodoro, il passato del pomodoro per dargli un po' di colore, perché sennò rimangono un po' bianchini. Sono buoni lo stesso, però fritti sono più buoni. Okay, fammi vedere. Si fa con scarola e formaggio. Sì, sì. Ok, quanti grammi sono un cucchiaino di lievito disidratato? Allora, so un cucchiaino un cucchiaino da te abbondantino. Cioè deve essere bello pieno con una cuppetta. Metà bustina. Puoi anche piegare due ciotoline le cose. Ok, per fare il forno che temperatura? Allora, 170 gradi ventilato per 20 minuti circa. Ok, si possono congelare? Allora, si possono congelare secondo me prima... se uno ci avesse l'abbattitore sarebbe meglio, che c'era molto più velocemente, quindi non si ammolla un po' l'impasto. Forse si possono congelare le palline. Forse si possono congelare le palline, sì. Prima della seconda lievitazione le fate ricrescere, poi le stendete, fate ripieno e poi le cosate. Ok.
Il lievito di birra si deve sciogliere prima, allora, se usate quello fresco. Lievito di birra, se usate il lievito fresco, lo sciogliete nel liquido. Per il lievito di birra disidratato, leggete nella confezione come va utilizzato, perché non sono tutti quanti uguali. Qualcuno va messo nella farina, qualcuno va sciolto nel liquido, quindi leggete sulla confezione, va bene? Ok. Sei stupenda, quando ci mette a cuocere? Mi rispondi? Tipo, ok. Allora, in forno una ventina di minuti, fritti sarà 4-5 minuti? Ma non lo so proprio. Devi un pochettino vedere il tempo Si può utilizzare farina integrale? Penso di sì. Sì, vabbè, però magari... Fai metà e metà per la prima volta, come prima prova. Ok. Qualcuno dice si può mettere il frutto, quello penso che... Sì, penso di sì. Comunque, guarda, ci sta pochissimo, ce n'è poco, vabbè, con lo frutto sarà più buoni. Ok. Ragazzi, io non lo dovrei dire. Ah, ok, qualcuno mi ha voluto dire che i panzerotti... Allora, i panzerotti sono al forno. Allora, si chiamano panzerotti. I calzoni sono al forno. Ah, ok, i panzerotti sono fritti. Ok. Sì, possibile. Bravo, possibile. Bravo. Grazie, bravo. Grazie. Dalla Puglia, grazie, grazie della... Questo è giusto, eh? Sì. Dalla Puglia. Si chiamano panzerotti, i calzoni sono al forno. Sono due già che me lo scrivono. Si possono fare in friggitrice? Sì, se c'è la friggitrice, sì. Certo. Sugo con la mozzarella, possono unire il sugo con la mozzarella, certo. Allora, puoi pure fare la mozzarella e ci metti dentro il prosciutto cotto, che cavolo, non so, se non vuoi usare il pomodoro, funghi. I funghi trifolati, che ci si può mettere poi? Cioè, ragazzi, qua sempre a fantasia. Ok, poi che farina utilizzato? Ho utilizzato la farina 0, potete utilizzare la 00 se avete quella, metà Manitoba, metà 00, lievita un pochetto più velocemente, più, insomma, più... Sì, un pochettino più velocemente. Potete mettere una parte di farina di semola, li rende un pochettino più croccanti. Farina integrale, provate, non lo so, non ho già provato, ma secondo me si possono fare lo stesso. Ok, qualcuno ha detto che quando ha fatto il pane la prima volta gli è venuto talmente bene che si è emozionata. No, guarda, infatti io anche oggi stavo a leggere i messaggi e la gente, la soddisfazione, cioè la parte più bella che mi scrivete, oh, sono proprio soddisfatta per la prima volta che lo faccio, che mi viene il pane, i dolci, le crostate, quindi perché tante volte veramente quando Mario uno prova una ricetta, no, ci va lanciatissimo, poi il risultato non è come quello che ti aspetti, ci rimani male e quindi ti scoraggi. Quando voi non lo sapete, io prima di fare una ricetta la provo almeno 3-4 volte, perché deve essere proprio perfetta. Okay. Prova di Marco, che non cucina mai. Ok, quindi... Ma io ho fatto il tutorial. Ascolta, mi chiedono in tanti se possono fare pure dolci sti panzerotti? Con questo impasto qua, secondo me sì, perché tanto dentro, se uno ci mette la ricotta, buttiamola là. Ah, okay, si fanno con la ricotta. Buttiamola là, ricotta, goccia di cioccolato, limone grattugiato, ricotta e limone grattugiato e qualche candito, macedonia candita. Ok. Ci può stare? Io inizierei, guarda, non so, passati 20 minuti, ma tanto. Ok, siamo quasi. Cresciuti? Beh, doveva fare un pochettino di più, però vabbè, uguale, dai. Tanto. Ok, aspettalo, quindi abbiamo tolto... Abbiamo, ora vi faccio vedere meglio. Abbiamo ripreso le palline che hanno lievitato teoricamente 20 minuti, questo è un po' meno perché vabbè i tempi, non vi volevo far aspettare, e sono cresciute, quindi a questo punto le stendo e do forma ai panzerotti, quindi sul piano di lavoro metto un po' di farina, le allargo, metto il ripieno, ma vi faccio vedere che faccio prima. Ok, mi preparo pure un pennellino con dell'acqua, perché poi dopo ai bordi li bagno leggermente, così quando li chiudo rimangono belli sigillati, non si aprono in cottura. Speriamo. Okay. È sempre un terno all'otto. Perfetto. A Lecce si chiamano calzoni e molto spesso li fanno con la farina di semola rimacinata. Infatti vedi. Questi non fanno, cioè, niente a che vedere con quelli pugliesi, nel senso quelli sono... Questi qui, boccoci come faccio io, vabbè, perdonatemela. Allora, ho infarinato leggermente il piano di lavoro, prendo una pallina, la stendo prima un pochettino con le dita e poi col mattarello che sta qua. Sì, qua. Quindi lo allargo leggermente. Sì, in Puglia si fanno con ricotta, zucchero e scorza di limone. Vedi? Qualcuno ha detto. Ricotta, un po' di zucchero e fritti.
si fanno con la ricotta, zucchero e spartito. Sì, sì, si fanno i dolci, infatti, vabbè, sì. Appoggio qua, casomai. Allora, ho steso il panzerotto, ho allargato un po' l'impasto, metto un po' di ripieno, lo metto da una parte, tipo qua. Poi con l'acqua faccio tutto un giro qui intorno e richiudo e presso leggermente con le dita. Poi per fare una cosa ancora più sigillata, gli do una ripassata con la forchetta. Ok. Poi faccio da vicino. E questo me lo appoggio qua, però dobbiamo essere veloci perché sennò si rammolla. Quanto è pronto l'olio? Secondo me, mi sono perso lo stecchino, sta qua. Ok. Che cos'è questo? Sì, un altro. Questo è un trucchetto furbo. Allora, per capire se l'olio è pronto, io faccio così, metto uno stecchino dentro, però non ci perdiamo tanto. Prova a farvelo vedere, sarà difficile. Aspetta, se accendo sta luce qua. Ok, vai. Non si spegne tanto. Metto questo dentro qua. Ok. Quando si vedono le bollicine, vedi? Si vedono le bollicine? Sì, sì. Ok, sì. È pronto l'olio. Quindi okay, ci dobbiamo dare una mossa. L'olio è pronto quando riuscite a friggere uno stecchino. Comunque, se avete il termometro da cucina, la temperatura 170 gradi. Ok? Se mi spiccio ne faccio un altro, così ne metto due. Ok, vai. Nuvola, non dormi, sveglia. Sveglia. Quindi allargo bene l'impasto, cerco di fare... Qualcuno dice che ci siano anche degli stampini. Sì, ci stanno anche gli stampini, si possono utilizzare pure quelli. Ok. Quelli a dentiera? Sì, sì. Che sembrano una dentiera quando... Che... Ti preparo questi? Sì, tanto un attimo, dobbiamo... Un attimo. Mettiamoli di fianco o... Aspetta, 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 vedi, se tu mi confondi io mi perdo i passaggi. Bagno tutto quanto intorno. Ok, siamo 10.000 comunque, per tua informazione. Mo te immagini... Non vengono bene. Brividi, ragazzi, incrociamo le dita, fate il tifo per la Benny. Vai. L'olio c'era, io direi, questo non ce n'era mai. No, infatti si spegne sempre. Ok, metti a friggere. Io direi che possiamo poi friggere. Poi facciamo un po' di ravvicinati, dai. Vabbè, lascia sta tanto, non si spegne, non direi. No, perché ce vedo meglio pure io. Vado dentro, ok? Vabbè, no, lascia sta. Ok, a friggere. Poi ve li faccio vedere anche da vicino, un attimo. Questo te lo metto di fianco là? Sì, mettimelo qua. Ok. Quindi diciamo... Mo li friggiamo tutti, no? Facciamo dopo, ci fermiamo, che dici? No, oppure stiamo in compagnia? Ci siamo, ce la facciamo. L'importante è che abbassi la temperatura dell'olio quando ti ripreparo. Sì, beh, casomai abbassa un pochettino, sì, perché un pochettino chiacchieriamo. Che se no li bruciamo. Adesso faccio da lontano un po' da vicino al prossimo passaggio. Così facciamo i prossimi due o tre. Ah, che profumo, che profumo. Vabbè, questi caldi sarebbero il massimo. Anche un pizzichetto di sale appena tirati fuori dall'olio. Posso farli tirare fuori dal forno? Sì. Sì, ci metti un pochettino, basta che è al caldo, insomma che non è freddo dentro casa. A parte che ormai è freddo. Sì, a parte ormai arriva l'estate non c'è più il problema. Ma io sta luce... Il suono magico della vittoria. No, per sai perché? Perché io ci guardo, ci vedo meglio. Capito, ma se spegno continuamente... Allora mettimi la luce qua. Ah ok, ormai. Casomai ti puoi togliere la selenamina tenda? Ah, ma quella non mi entra tanta luce. Ah, vedi, è brutto. Non ce ne metti un sigaretto, no, perché la voce hai.
Ho capito, ma una buona donna che Abbiamo pure. la cappa rotta, come avete Abbiamo capito. la lucetta della cappa che si spegne da sola, cioè accendi, che co sarebbe comodissima, sta lì la luce. Aspetta, se te do un attimo un pezzo di scotch. Ok, ce lo provo questo. Si cominciano a dorare. Proviamo. Ci credi tu che Sì, funziona? io credo che sarebbe. Ok, cominciano. Guarda quanto sono belli, come si sono gonfiati. No, ancora non c'è la ricetta, ma ce la mettiamo stasera stessa, domani. Domani c'è. Ok. Ah, ok, diceva, dovevi stendere tutti i dischi, perché sennò si ammollano. Sì, c'hai ragione. Vabbè, mo faccio via via, così stiamo a chiacchierare. Mo un attimo, ragazzi, oggi sto un po' perché la frittura non è proprio così. C'è sempre un po' paura io quando vado a friggere. Vabbè, poi facciamo per fare, anche per fare il video, facciamo anche da vicino. Un altro minutino, questi qua è cotti, vai un po'. Eh sì. Due comunque ce ne vanno perché li ho fatti belli grossetti. Se li volete fare più piccolini, fate le palline un pochettino più piccoline. 60 grammi, 70 grammi. Sì, però insomma, dai, ti sei mangiato uno di questi. È una bella Così sono quelli soddisfazione. da, proprio da friggitoria. È una bella soddisfazione. Guarda. Mi diceva comunque prima di friggerli dovresti bucherellare, ma questo non lo so. Ah, dici, io già ho paura che dopo mi esce la mozzarella e sporco l'olio, dopo diventa un mezzo Ok. macello. Vuoi fare un vicino? O si Guarda, vede? faccio la prossima, intanto questi mi... Ok, facciamo così, adesso sì. Faccio i fritogli e poi lo facciamo tutto ravvicinato. Vai. Si vede? Ok, sì. Ti vedo. Ho fatto pure l'applauso all'olio. Ok, vai, facciamone altri due. Ah, ragazzi, mi è venuta una fame. Mi potevo mettere un piattino? Aspetta, un piatto. Ci Questo è il stanno. piatto? No, per non sporcare qui sopra. Vabbè, appoggio di qua. Allora, un attimo, questo lo abbasso. Facciamo Ok, facciamone un altri altro, facciamo vedere da vicino, dai, così. due. Quindi, metto un po' di farina sul piano. Sì. Prendo una pallina. Questa l'ho messa dentro senza la pellicola, un pochettino si è asciugata, ma nessun problema. Ok. Infarino, stendo, cercando di fare una cosa più o meno tonda. Volemo se ne stendiamo due, così dopo le mettiamo Sì, dentro. mettiamo dentro insieme Ok, una. una. Prendo un'altra. Qualcuno dice l'impasto per pizza, va bene? Secondo me sì, perché tanto l'impasto del pizza è pure acqua, farina, lievito, ci sta un goccino d'olio. Secondo me sì. Quello Ok. pronto, dicono loro. Secondo me sì, qualcuno dice l'impasto per pizza. Se spende la luce. Vabbè, lascia stare la luce. Allora, l'olio è a 170, dovrebbe essere circa. Bello, sì, un po' gagliardello, meglio. Poi dopo mettiamo, io vedo, cerco di stare a favore tuo. Mettiamo qua il ripieno. Io ho usato la mozzarella, quella per la pizza, passata di pomodoro, origano, sale Il ripieno è solamente mozzarella, pomodoro, origano, Sì, sale semplice, e semplice, l'ho fatti. Ok, poi bagno i bordi. Ok. Aia. Chiudo, sigillo con la punta delle dita e poi ripasso dietro con una forchetta. Però intanto chiudo pure questo. E sigillo bene. Vedete, metto un po' di farina sotto, se no mi si appiccica. Ok, sigillo bene con la forchetta. Oppure se volete potete utilizzare pure la rotellina, quella per le crostate. Ecco, non fate come ho fatto io, metteteci sempre un po' di farina sotto, sennò vi si appiccica. Ok,
Ok. e tuffiamoli nell'olio bollente. Vai, faccio vedere da vicino. Troppo? Sì, perché invece di abbassare io no, mi sono scordata di abbassare, vabbè, un po' di iardello. Un po' troppo bollente, sì. Cioè l'olio così è un po' troppo bollente. Mi ero scordata di abbassarlo, vabbè, non succede niente. Bello però. Sì. Uè, questo è un ribelle. È un panzerotto ribelle. È un ribelle. Questo perché l'olio è un po' troppo caldo. Qualcuno li sta facendo. Allora, se volete far prima, metteteci un pochettino più di lievito di birra, eh. Quindi io ci ho messo 3 grammi di lievito di birra disidratato, mettetene 7 grammi, così dimezzate i tempi di lievitazione, questi cacciamoli, perché sennò si colorisce troppo. Era un po' troppo gagliardo l'olio. Tu ricordami i passaggi di abbassare, mi sono messa qua, non mi sei ricordato Scusa, che scusa. Vabbè, assistente sei. comunque è ben dorato, Sì. è cotto. Adesso ne facciamo un altri due. Ok, guarda, ci metto qua, facciamo Ok, altri ho due. abbassato. Facciamo vedere da... Vai. Facciamo vedere gli ultimi, così vedete tutti i Sì. passaggi. Dopo Allora, prendo le palline. ne vediamo uno aperto. Le. Ho perso un pezzo. Tanto. Stendo. Va, se vuoi continuare, tanto, vabbè, tanto, cioè, Potevo vuoi farli? continuare? Quando non vorrei impegnargli Sì. A troppo. Brindisi si mettono anche due olive, un po' di Buono, olive, buono. bravo. La possiamo sempre mettere? No, Ma mo per però. quando trovo l'olive, già l'olio qua mi si ribella. Benedetta, togli l'aria, altrimenti si girano, dice. Infatti sì, però ho paura a bucherellarli perché dopo se mi Allora, esce la ok. mozzarella c'ho problemi, c'ho paura che mi si sporca l'olio. Ma tanto lo so che dopo questa diretta tutte le mie amiche pugliesi mi scriveranno in privato, mi daranno i loro magici consigli, quindi signore e ragazze pugliesi e ragazzi pure all'ascolto, mi raccomando, se vedete che sto facendo una cavolata, scrivetemi. E non farlo troppo sottile, dice, Ok. l'impasto. Grazie, grazie. Come farei senza di voi? Mi prenoto una quarantena a casa tua, questo è jukebox, Ah. prendere 400 kg. Te lo sconsiglio, jukebox. No, perché mo stasera ci mangiamo sti panzerotti, te non ti piace? Scusa. Sì. Scusami un po'. In Salento fanno anche una versione piccante. Ecco, questa è una bella idea. Ah, un po' di peperoncini. No, 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 dopo, 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 se no li Ok, confondiamo. Però in Salento li fanno piccanti, ottima idea. Raga, dopo vi scriviamo tutto. Se possono fare in friggitrice, sì, anche meglio. Hai abbassato il sì, gas? Ok. ho sbassato. Qualcuno infatti dice non si devono bucare, e io lo sapevo che andava a finire così. Ok. No, ma dopo arrivano, mi arrivano in privato le mie signore, le mie care signore. Ti dicono come si fa. Eh sì, che mi spiegano bene. Dice, no, Benetta, guarda, hai fatto una cavolata. Non dovevi fare questo, devi fare questo. Allora, facciamo una cosa, friggiamo gli ultimi due Ok. e poi dopo facciamo vedere uno aperto, che dici? Ne apriamo Sì? uno, uno di Uno, quelli di due. Nuvola? Non Qualcuno mi dormire? chiede dove hai preso lo spianatoio in legno. Allora, questa qua veramente in un negozio dei casalinghi non tanto lontano da qua, perché da noi si trovano facilmente, anche ai mercati. Li puoi trovare Certo. quando sarà Sì, secondo me che. si trova pure online nel spianatoio. Penso di sì. Ma io questa è la misura esatta, non ve la so dire. Quindi tuffo Vedo nell'olio. che è 50-70 circa. Un po' calduccio l'olio. No, beh, è meglio di prima, dai, prima era proprio. Un bettacchete. Qualcuno dice a pugliese va benissimo, senza farina Ok, perché nell'olio brucia. bravo. Infatti meno ci se ne fa, io ne metto appena appena un velo per non farmela attaccare al tagliere, meno se ne fa andare dentro l'olio perché poi dopo, come dici tu, si brucia.
A Bari mettiamo il pelato con la mozzarella e Ah, formaggio. beh, il pelato sarebbe meglio, sì, della E passata. formaggio romano, un pizzico di sale e pepe. Vabbè, dopo qua i ripieni sono migliaia. In Sicilia li facciamo spinaci, olive, pomodorino secco, caciotta ragusana. Sono Allora, perfettamente originali. sono le 7:20 della sera. Qua ci sta un profumo di fritto che non vi dico, mi state dando tutte queste suggestioni culinarie, mi state facendo una fame. Adesso facciamo anche l'assaggio. Allora, Caterina, poi perché le dirette le mettiamo qua su YouTube, non le mettiamo su Facebook. Dopo su Facebook magari faccio delle versioni, le taglio e ce le mettiamo lo stesso. Scarola, olici, alici, olive. Nuvola, sveglia. Grazie ragazzi, grazie per i così, Sono complimenti. stata brava, non ti sono avverti. Però c'ho C'avevi una paura? paura. Fammi faccio della faccia la tua, che c'avevi? Paura. C'avevi No, perché se comincio a tirare fuori la mozzarella, qua facevo un casino. paura che gli venivano male. In diretta è rischioso, in No, diretta. guarda, il fritto, pure quando giriamo i video, o quando viene alla TV. La parte fritta è sempre quella più complicata perché i tempi televisivi, i tempi delle riprese di Marco che non sta mai a fuoco e i miei della frittura non sempre sono uguali, quindi insomma è un po' rischiosetto. Però dai, un altro secondino e poi li tiriamo fuori. Qualcuno mette il gorgonzola, Ma eccetera, siete dei buon eccetera. gustai allora. Senti, io c'ho, no, allora, siccome abbiamo un altro, io c'ho, cioè, abbiamo fatto 51 minuti, se vuoi li facciamo tutti. Possiamo Vabbè, fare sì, ma tutti? Magari sicuro. siete rotti le scatole, se no chiudiamo, se no li Dando facciamo solo tutti, ne sono questo. rimasti 4. Li mettiamo così. Intanto se vi servono salsicce e friarielli, sì. Oh, guarda, perché la pizza fritta con salsiccia e friarielli dentro. Ok, no, dico se. Che, vabbè, ripeti, non lo metto così. Che devo No, ripetere? dico la Ah, dice. ok. Quindi continuo? Ok, ragazzi, continuiamo fino a che non finiamo. Dai, se avete domande frequenti, intanto rispondiamo. Vai, rimango con questa inquadratura qua. Ti stanno riuscendo benissimo, grazie. Oh, se lo dice Pugliesi, Grazie. è come il marchio di garanzia, eh. Ok. Invece sono stata un po' richiamata sulle olive all'ascolana. Nonostante sia stata marchigiana, sempre con affetto, non è che è stata una signora però che mi ha scritto. Poi, no, anzi, mi sa che era venuta in libreria a conoscermi una signora tanto carina, metto all'orecchio, mi dice, devo dire una cosa, io vivo a Torino, però sono originario di Ascoli. Sulle olive non ci si mettono le verdure, caro, non si fa il soffritto. Però me l'ha detto, è stata proprio carina, mi ha fatto notare. Però che a casa mia si fanno così, si insaporisce un po' la carne, Sì, però. si possono fare con la farina integrale, Veronica. Magari puoi fare un mix integrale zero. Quella pizza di formaggio, abbassa l'olio. Orca, però non è tanto tanto Grazie, alto. grazie comunque, grazie, Cioè. grazie. Se basta, ripieno. Sì, mi faccio bastare. Sì. Ok, mangiane uno, Marco, per me. Dopo. Se non si ha il lievito è un problema, bisogna averci il lievito per fargli lievitare. Ragazzi, non date retta alle bufale, roba senza lievito, lievito fatto in casa. Con la birra. Piuttosto risparmiate gli ingredienti, lo fate quando ce l'avete. Comunque adesso si ricomincia un po' a ritrovare, perché mi arrivano messaggi, insomma, che si trova più facilmente. Quindi non ripeto, non sto a ripeto tutti i Ok. No, passaggi. no, dopo metto. Guarda, dopo mettiamo tutto sotto, tranquilli. Un ragazzo di Napoli l'ha fatto con il ripieno del casatiello, li ha fatti, brava, bella idea. Adesso vi facciamo vedere tagliati, sì. Allora, facciamo questi e poi vi facciamo vedere tagliati. Beh, tu intanto mentre io friggo uno lo puoi pure. Vabbè, che faccio io? Metto. Vado. Ok. Posso metterci la burrata, apposta la mozzarella? Penso di Sì. sì. Ok, vogliamo fare uno tagliato dopo? Fatti questi due. Vabbè. Guarda, aggiungiamo questi due e poi basta e poi li facciamo vedere tagliati. È forte perché sei come bomboloni, cioè avete fatto mai bomboloni dà una soddisfazione incredibile perché proprio vedi questa cosa che Gonfie. se gonfia dice no, non ce la farò mai a farli così gonfi, invece vengono bellissimi.
schizza all'olio. Sì, sono troppissimi per due persone. Per due persone ne bastano due. Oh. Però com'è, è buoni uguali questi sì, qua. Sì, dopo, a parte che dopo facciamo in modo di farli avere ai nostri vicini. Dopo quando passa babbo domani che mi porta la spesa, gli mando su due... Quanto ci va per lato più o meno? Devi stare un po', Due, tre, un paio di minuti? Due, tre minuti. Controllate sempre la cottura, quando sono ben dorati. Ragazzi, un profumo che non potete sentire. Dopo dimmi che ne voglio bene io a te. Ok, se metti il lievito madre, avevi detto? 100, sui 120 grammi. Lievito di pasta madre solida e rinfrescata. Qualcuno mi ha chiesto, si può mettere Nutella per una versione dolce? Noi non possiamo dirtelo, però in teoria fa come ti pare, vedi tu. Secondo te? Saluti a tutti. Ok, ci siamo, Che carta usi per scolare i fritti? Questa è la carta paglia. Queste tanti mi hanno chiesto dove la prendo. Allora, io la trovo in un negozio, un supermercato vicino a casa mia che c'ha queste confezioni da 100 fogli, saranno più o meno. Tante volte ce l'hanno le cartolerie ben fornite. Si trovano pure online. Pure addirittura che sono il rotolo con, sì, con sotto la carta assorbente. Comunque la carta assorbente va bene lo stesso, quella, la carta da cucina. Ok. Oh ragazzi, grazie che siete stati in tanti a seguirci. Che fai, mo lo chiudi così? No, intanto comincio a vabbè, ringrazio. Cerco di intrattenere con un vero DJ. DJ oggi però rispetto all'altro giorno almeno c'aveva i foglietti stampati. Stampati. Mo vado a vedere ci sta qualche errore d'ortografia, no? Quando è stampato. No, spero di no. Io direi che li possiamo tirare fuori. Guarda, un minutino e poi per tagliarli mi metto qua. Facciamo vedere uno. Ah, Pia, lì sta la carta paglia lì sopra. Okay. Me la metto qua. Yeah. Anche perché lì sopra è piena. Quindi un attimo spero. Vuoi un piatto? No. No, i piatti qua, sta cucina qua, non ci sta più un piatto. Comunque facciamo vedere un aperto. Basta così, dai, questi altri dopo li. Sì, dai, sono troppo noioso. Se metto una bustina va bene, sì, una bustina ti si accorciano i tempi di lievitazione. I tempi di lievitazione, la bustina di nastro fornaio. Quindi va bene. Il lievito è sempre soggettivo, dopo. Più ce ne metti e meno. Allora, meno impiega lievità e dopo quelle sono scelte, se ce n'hai poco, cioè nel senso se vuoi fare un po' di economia sul lievito mettere un po' di meno, se ce n'hai in abbondanza non ti preoccupare. Okay. Mo ci scottiamo, però guarda Marco posso fare come ha zozzato, un pizzichetto di sale, un pizzichetto di sale perché a me ci piace. Ok, un po' di sale, quando sono ancora caldi giusto? Sì perché almeno si appiccica, quest'altro dopo ce lo mettiamo dopo. Solo che mo mi scotto. Tempo di cottura diciamo 2 minuti, 3 minuti per lato, ok? Dopo devi controllare. Ok, quindi che facciamo? Apri adesso questo è bollente. Però no? Non lo so, questo ancora deve asciugarsi un po' secondo me. Più uno di questi qua? Questo si è ammorbidito, questo qua. Allora facciamo così, mi sono sbagliata. Pure qua, ben pizzichetto di sale, visto che lo devo assaggiare. Questo lo posso tagliare pure così. Ah, perché si è raffreddato? Sì. Ok, proviamo a vedere, speriamo bene. Vai. Olè! Tony, vuoi mezzo? Fa vedere bene. Eccolo, panzerottino. Mo me lo mangio però, scusate ma... Per l'assaggio? Sono stata brava. È buonissimo. Mettete già il ripieno che vi pare, ragazzi, questi sono sempre buoni. E se li volete fare al forno, fateli anche al forno, però fritti più buoni, vi devo dire. Okay. Sono onesta e sincera. Buoni? Buonissimi. Io continuerei a mangiare, però è il caso che saluto. Salutiamo, dai. Allora, spero che questo video vi è piaciuto. Vi sia piaciuto. Se avete domande, suggerimenti, scrivetele sotto nei commenti. Se vi è piaciuto, mettete like, condividete e ci vediamo alla prossima
ricetta diretta, vediamo insomma i prossimi giorni, ok? Se avete qualcosa in particolare che volete far vedere, che volete vedere, scrivetemelo, così magari lo facciamo insieme. Aspetta, ci metto pure questi che fa più figura. E l'ho fatto in casa per voi. Grazie della compagnia. Grazie ragazzi. Ciao a Ciao, ciao a tutti. tutti. È stata un'ora divertente, Adesso apriamo le finestre. eh? Sì.